Quali sono stati i 5 film peggiori del 2023? Beh, la gente direi che è arrivato anche questo momento dell'anno, sia di fare un bel recap di tutti i film visti nel 2023 e scegliere le 5 pellicole peggiori. Come già detto però nel video della top 5, sempre dei film del 2023, in realtà è stato per me un anno molto fortunato dal punto di vista cinematografico, al punto che per questa flop sono stato in estrema difficoltà. Infatti, dei 5 titoli di cui andremo a discutere in questo video, in realtà solo a uno di questi darei un'insufficienza. Gli altri 4 film, bene o male, almeno al 6 ci arrivano. Scorrendo tutti i film che avevo visto nel 2023, solo a uno effettivamente era insufficiente. E quindi sono andato a scalare a quello che mi aveva insoddisfatto sempre meno in assoluto. Prima di cominciare vi ricordo come sempre di lasciare un bel mi piace a questo video, di iscrivervi al mio canale e di commentare con le vostre flop 5 del 2023. Ora, bando alle ciance, direi che possiamo cominciare. Al quinto posto della mia flop 5 troviamo paradossalmente uno dei maggiori incassi dell'anno. Un film che dopo l'annuncio francamente mi aveva fatto salire un po' di aspettativa, anche se avevo comunque dei dubbi per la casa di produzione di questa pellicola, dato che finora ci aveva abituato con dei film molto, anzi troppo, bambineschi. E mi sto riferendo ovviamente al film Super Mario, prodotto dall'Illumination, basato sul famosissimo brand giapponese. Perché Super Mario è finito in flop 5? In realtà per un semplice quanto grande fattore. Io non so voi, francamente, ma quando hanno annunciato il film animato di Super Mario, che molto probabilmente, cosa che adesso ormai sappiamo per certo, avrebbe dato inizio a una sorta di nuovo universo narrativo con tutti i personaggi legati appunto alla mitologia di questo Super Mario, voi poi vi sareste aspettati una pellicola del genere? Perché a me è sembrato tutto fuorché un film adatto a bambini che abbiano più di 8 anni. Sia chiaro, non è un male che esistano film per bambini, ma per la storia narrata veramente a livello minimo sindacale e per la non introspezione e per la completa mancanza di qualsivoglia approfondimento sui personaggi, questo Super Mario risulta in realtà una pellicola molto blanda che si può vedere tranquillamente in TV una domenica pomeriggio. Sì, ci sono le chicche per gli appassionati, spesso vediamo Mario e Luigi muoversi come se stessero effettivamente giocando un livello dei videogiochi, ma poi di fatto non c'è altro, veramente rimane tutto in superficie, una superficie tutto sommato anche bella da vedere, ma finisce lì. Siamo in un momento storico in cui l'animazione dà dei calci in culo al live action per tematiche, trame e personaggi. E vedere che finalmente nel 2023 Super Mario si becca un film animato ed è questa robettina qua, insomma, un po' delude. Mario e Luigi alla fin fine sono degli abitanti del mondo reale come potrei esserlo io o come potreste esserlo voi. Vengono catapultati in questo regno dei funghi e non si fanno la minima domanda, è come se per loro fosse la normalità. Se vedo cose di questo genere automaticamente la mia sospensione dell'incredulità si rompe, perché i protagonisti sono i primi a non essere increduli a ciò che dovrebbe sembrare magico o comunque esotico. Quindi insomma è un peccato che un film su Super Mario poi risulti così blando e banale. Al quarto posto troviamo un film che ho visto in anteprima, grazie a PlayOn. Un film che francamente dal trailer mi incuriosiva abbastanza. Banalmente perché sembrava si sarebbe utilizzato uno stilema narrativo che mirava al silenzio, alla quasi totale assenza di dialoghi per quasi tutta la pellicola. Espediente, tra l'altro, che trova fondamento nell'incipit del film, per una cosa che succede al protagonista. Sto parlando dell'ultimo film di John Woo, Silent Night, Il silenzio della vendetta. Silent Night è una sorta di revenge movie basato sulla falsa riga di quello che è stato John Wick. Un protagonista che perde una persona a lui cara e che vorrà vendicarsi facendosi giustizia da solo. Però in generale questa tematica di film mi piace abbastanza. In più il protagonista interpretato da Joel Kinnaman all'inizio del film rimane proprio muto, perde la capacità di parlare. E questo si riflette sulla effettiva mancanza di grandi dialoghi all'interno del film, che preferirà quasi sempre la messa in scena piuttosto che il parlato per mostrare l'avanzamento della trama. E in questo elemento in realtà John Woo ci riesce abbastanza bene, non è questo il problema del film, quanto in realtà un po' tutto il resto. Si impiega anche abbastanza tempo per far vedere come Golda, che è il protagonista, riesca a mettere su le capacità per assassinare quelli che gli hanno ucciso il figlio. E anche queste scene sono state abbastanza interessanti, perché Golda non è un supereroe, non è un ex assassino, è semplicemente un lavoratore normalissimo come tutti.
Il problema arriva effettivamente quando Goldack entra in azione. John Woo ha palesemente voluto attingere a una dose molto più alta di realismo per ciò che vediamo a schermo. Il problema è che tutto questo rende la messa in scena molto monotona. E in più, comunque, a un certo punto risulta incredibile, inverosimile, che con tutto quello che si è preso Goldack, questo sia ancora in piedi e capace di impugnare un'arma. In sostanza, quando dovrebbe iniziare la parte interessante, questo film banalmente comincia a perdere colpi, arrivando a un finale tutto sommato persino anticlimatico, eppure un po' troppo scontato. Al terzo posto metto un film che ho visto in anteprima grazie a Studio 29 e a Wonder Pictures. Un film che qui in Italia uscì circa nello stesso periodo in cui arrivò Barbie e che per tematiche e messa in scena era visto un po' proprio come l'anti-Barbie, anche se non ebbe ovviamente la stessa fortuna commerciale, purtroppo. Sto parlando dell'ultimo film di Carlota Pereda, ovvero Picchi. Anche qui lo spunto di trama in realtà è piuttosto interessante. Sara è una ragazza che viene soprannominata Piggy da tutti i suoi coetanei. E questo banalmente perché è una ragazza in sovrappeso. Un giorno però Sara è testimone del rapimento di alcune delle sue aguzzine. Ed è qui che inizia la vicenda. Un film che in realtà mi stava piacendo, se non proprio fino al vero e proprio finale, che mi ha purtroppo un po' demolito l'intera pellicola. Questo perché gli spunti più interessanti, che sembrava si sarebbero sviluppati naturalmente in un modo, non so perché vanno in tutt'altra direzione. Forse la regista voleva stupirci a tutti i costi, sacrificando però la coerenza narrativa che andava avanti dall'inizio del film. Piggy infatti è costantemente divisa tra ciò che vorrebbe fare e ciò che dovrebbe fare. Alcune delle sue aguzzine sono scomparse e lei ha visto chi li ha rapiti. Però c'è da dire che la vita di tutti i giorni, a scuola e fuori, è davvero molto più facile senza queste che la prendono in giro appena la vedono. E insomma, quando si arriva al finale che dovrebbe succedere una cosa, questa non succede e io mi sono chiesto ma perché? Per quasi un'ora e mezza ho visto la protagonista pensare e fare delle cose che poi però non vengono applicate. Se mi conoscete lo sapete, per me il finale di un'opera è forse la parte più importante. Tutti i nodi vengono al pettine e quindi se la risoluzione, il payoff narrativo non mi soddisfa, io automaticamente comincio a non essere più così tanto favorevole all'opera intera. Motivo per cui io adesso odio Attacco dei Giganti. E quindi rivedere questo difetto in un film come Piggy, beh, non avrebbe potuto causare altro se non la mia inclusione di questa pellicola nella flop del 2023. In seconda posizione troviamo un altro film animato. E io lo so già che se questo video comincia a girare tra i fan di questo brand, io verrò demonizzato, lo so già, ma sapete che c'è, non me ne frega niente. Anzi, mi raccomando, fate le reaction così diffondete il video e divento più conosciuto, mi raccomando. Tagliamo subito la testa al toro, al secondo posto della mia flop 10 c'è Il ragazzo e l'erone di Hayao Miyazaki. Mi dispiace, veramente, perché io sono andato al cinema molto fiducioso, dato che sarebbe stato il mio secondo film dello studio Ghibli che avrei visto al cinema, tra l'altro. L'unico altro film che avevo visto era Quando c'era Marnie e molti comunque non lo conoscono. E francamente mi sarei aspettato tutto, tranne che a tre quarti della pellicola il mio cervello si sarebbe completamente sconnesso perché non stava più capendo nulla di quello che avveniva a schermo e quindi sarei finito lì sulla poltroncina a aspettare che finisse quella noia. Perché sì, a me il ragazzo Larone dopo un po' addirittura annoiato. Ed è un vero peccato perché partiva decisamente bene. La prima metà del film, infatti, secondo me, è stupenda. Quando però Maito, il ragazzino protagonista, effettivamente inizia la sua avventura, boh, tutto si fotte completamente. Io posso capire il voler cercare di far impegnare il pubblico a capire il significato di un film, al non dire tutto, all'eccessivo didascalismo, io sono d'accordissimo su questo, però credo ci debba essere un limite a tutto. E a me sembra che questo film lo possano capire veramente solo chi è talmente fan dei Ghibli e di Miyazaki da conoscere non solo la vita professionale ma anche quella privata dell'autore. Senza contare che deve avere un'ottima conoscenza di tutta la mitologia giapponese in sostanza. Perché questo film non spiega nulla. Nulla ti fa vedere cose e tu le devi prendere così per buone, ma poi su quelle cose che tu prendi così per buone senza capire si basano altre cose che quindi tu capisci ancora meno e via così, così via, finché a un certo punto io davvero ho detto vabbè io mollo qua perché io non ci sto capendo più un cazzo. Il soggetto è anche semplice, un ragazzino deve superare il lutto per la madre e vive un'avventura fantastica in un mondo fantastico, va benissimo, però io via che questo non so dirvi poi come va avanti la vicenda, io non so perché quel mondo è così, non so perché chi vive in quel mondo fa o dice ciò che fa o dice.
Personalmente, se un film non ti dà il minimo indispensabile per capirlo, senza doverti basare su altre opere, per me è un grosso problema. Abbiamo rotto i coglioni giustamente a Zack Snyder perché fa Batman v Superman in cui la metà dei riferimenti non si capiscono se uno non legge le opere fumettistiche. Quindi io purtroppo non posso fare un'eccezione per il ragazzo Lairone. So già che molti mi diranno, beh, ma se non hai visto i film dei Ghibli è ovvio che non capisci niente. Ma scusate, ma se tutti i film dei Ghibli sono così, allora ho fatto bene a saltarmeli. Che poi l'unico che ho visto in realtà mi è anche piaciuto, quando c'era Marnie, è stato davvero molto bello vederlo in sala, mi sono anche commosso nel finale, e quel film era decisamente molto molto più semplice, ma comunque mai banale. Quindi boh, forse sarà un mio problema, però il ragazzo Lairone è veramente troppo troppo criptico. Nonostante ci siano anche dei riferimenti addirittura alla Divina Commedia, quindi a dei concetti che bene o male anche noi occidentali conosciamo. Personalmente lo ritengo davvero un gran peccato, perché visivamente il ragazzo Lairone è qualcosa di quasi inarrivabile per qualunque altro film di animazione venuto prima e che probabilmente verrà dopo. Ed eccoci qua, bella gente, il primo posto della mia flop 5 del 2023. L'unico film che effettivamente non solo non mi è piaciuto, ma che giudico insufficiente. Infatti, per quanto Ragazzo Lairone, Piggy, Silent Night e Super Mario siano finiti nella flop, non sono film da insufficienza. A differenza di questo, devo essere sincero, il filone a cui appartiene questo film ormai non è che mi stesse più entusiasmando come un tempo. Non che effettivamente mi abbia mai entusiasmato più di tanto, anche questo va detto. E le premesse in realtà erano anche abbastanza buone. Il fulcro narrativo a cui avrebbero ruotato i futuri film di questo franchise veniva introdotto per la prima volta a livello cinematografico proprio in questo film. Che allo stesso tempo, però, aveva come protagonista uno degli eroi minori di questo franchise. Quindi, insomma, ero anche curioso di capire come avrebbero gestito questa dualità. Peccato che poi sia venuto fuori un film quasi senza capo né coda, con degli effetti visivi orribili, e che di fatto poi questa importante svolta narrativa sia stata introdotta nella maniera più noiosa e meno attraente possibile. Di cosa sto parlando? Beh, di Ant-Man and the Wasp Quantumania. Raga, ma c'è qualcosa che davvero funziona bene in questo film? Boh, forse è giusto Scott Lang, Ant-Man, che bene o male è sempre quel personaggio che abbiamo imparato ad amare per i due film precedenti e che qui bene o male rimane lui. Ma cavoli, ma puoi introdurmi per la prima volta Kang al cinema, quello che sarà poi il maxi nemico finale del nuovo arco narrativo dell'MCU in un film su Ant-Man? Di fatto Quantumania è diventata una pellicola che non è ascrivibile quasi minimamente ai precedenti film di Ant-Man, che invece erano molto piacevoli, ma che allo stesso tempo non raggiunge neanche l'epicità e l'importanza di una pellicola con un peso narrativo importante come potrebbero essere banalmente, che ne so, i film degli Avengers. Rimane in quella via di mezzo dove effettivamente non è nulla di particolare. E questo nulla di particolare tra l'altro è fatto anche decisamente male. Effetti visivi spesso da galera, green screen si vede lontano 2 chilometri. Ci sono dei palesi tagli, perché quando sono usciti i primi trailer veniva fatto intendere che ci sarebbe stata una svolta narrativa che poi comunque non abbiamo visto nel film. E di fatto poi la trama che abbiamo visto raccontata nella pellicola ne ha risentito parecchio. Poi vabbè, potrei giocare su semplice dicendo semplicemente MODOK e già qui abbiamo trovato uno dei peggiori difetti del film. Non solo come è stato reso su schermo, ma anche quello che fa, cioè a che cavolo serviva. Per non parlare della figura di merda che fa Kang in questo film, che al massimo della sua potenza viene sconfitto da delle formiche grosse. E questo dovrebbe essere il nuovo Thanos dell'MCU? Cavoli, iniziamo proprio benissimo. Francamente devo dire che capisco il flop economico anche abbastanza grave di questo film. Oddio, non tanto grave quanto il più recente dei Marvels, però cavoli, e qui veniva introdotto Kang e non è fregato niente a nessuno. Buona fortuna all'MCU nel cercare di rendere Kang un nemico interessante nei prossimi film degli Avengers, davvero buona fortuna. Bella gente, siamo arrivati alla fine anche di questa flop 5 del 2023. Vi ricordo che sul mio canale c'è anche la top 5 del 2023, quindi andate a vederla. E vi ricordo di nuovo di mettere un bel mi piace, commentare con la vostra flop 5 e eventualmente di condividere questo video con chi più vi interessa. Ovviamente se in questa flop 5 non ci sono alcuni dei film che a voi non sono piaciuti di più di tutto 2023, i casi possono essere due. In realtà a me sono piaciuti un po' di più di quelli che ho messo qui dentro, oppure proprio non li ho visti. Perché io in realtà quest'anno credo di aver schivato diverse pallottole. Io ovviamente vi ringrazio per essere arrivati fin qui e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Che altro dire, dal Fu Mattia con Sony è tutto e noi ci vediamo alla prossima.